avversario al comunale nell'aprile del 91 con la Juventus, fu la partita del famoso rigore non calciato da Roberto Baggio. Adesso la stretta di mano con Edmundo, al quale Trapattoni oggi chiederà anche un supplemento di inventiva proprio per sopperire all'assenza di Uri Costa. Sarà dell'Inter il calcio d'avvio in questo primo tempo. Si parte, Inter che attacca da destra verso sinistra in maglia bianca, in possesso di palla Taribo West, subito in pressing la Fiorentina, Olivera per un attimo recupera palla ma c'è stato fallo e danni West, calcio di punizione per l'Inter. Situazione di classifica, come detto, Fiorentina prima con 18 punti alla pari con la Roma, Inter al sesto posto con 14 punti alla pari con Bologna e Cagliari, che però hanno giocato una partita in più. Fuori misura il lancio di Simeone, che intendeva servire sulla fascia sinistra Zanetti. C'è rimessa laterale per la Fiorentina con Torricelli. Edmundo subito braccato, Paolo Sosa in raddoppio di marcatura. Centralmente è servito Kois, lo chiude Winter. Dribbling su Torricelli. Simeone. Paolo Sosa si propone in posizione di alla sinistra Jorquef, copertura di Padalino che si affida al portiere Toldo. Si affrontano due allenatori dalle concezioni tattiche piuttosto simili, Trapattoni e Simoni, due allenatori che non riescono a liberarsi dell'etichetta di difensivisti, ma bisogna considerare che Fiorentina con 19 gol realizzati è il miglior attacco, l'Inter con 17 gol al terzo attacco, invece le due difese subiscono molto, 14 gol subiti dall'Inter, 11 dalla Fiorentina, tra l'altro due squadre che si presentano a trazione anteriore, praticamente con due punte più Jorquef da una parte e Olivera dall'altra, allora le cose sono due, o Trapattoni e Simoni non sono due difensivisti oppure a zona si difende meglio. Prova a sinistra l'Inter con Zanetti, in copertura c'è Torricelli, 1-2 con Paolo Sosa, Zanetti, ancora il portoghese che trova spazio a sinistra, il lancio di esterno splendido per l'inserimento sotto porta di Baggio, porta vuota, a terra Baggio, calcio di rigore, non ha avuto esitazione Rodomonti, subito determinante Roberto Baggio, furibondo Toldo. Rivediamo cosa è accaduto. Baggio sceglie in modo perfetto il tempo dell'intervento, lo ostacola Toldo, rigore nettissimo, non ci sono dubbi, clamorosa opportunità subito in avvio per l'Inter. Qui Toldo è stato bravissimo, poi vedete, eh sì, poteva anche andare peggio a Toldo perché il fallo è volontario. Calcio di rigore per l'Inter che può sbloccare in avvio il risultato. Jorquef, due rigori realizzati domenica scorsa contro la Sampdoria, Jorquef contro Toldo, Rodomonti tiene a bada, parte Jorquef, il tiro a rete, Inter in vantaggio, Yuri Jorquef 1-0. Impassibile in panchina Gigi Simoni. Subito si sblocca il risultato al primo fondo, l'Inter ha trovato il calcio di rigore realizzato con estrema freddezza da Jorquef, 7 gol in 13 partite per il francese di origine armena, tornato grande protagonista, anche se bene sottolineare che ogni qualvolta Jorquef ha avuto la possibilità di esprimersi libero da problemi fisici, soprattutto in questo periodo ha sempre fatto grandi cose, i problemi veri Jorquef li ha accusati nel periodo invernale, dopo gennaio praticamente, la speranza dell'Inter ovviamente che quest'anno Jorquef possa avere un rendimento costante, sicuramente ne beneficerebbe la squadra nerazzurra, un Jorquef al 100% può far fare il salto di qualità al gioco dell'Inter. La reazione della Fiorentina che subito si getta in avanti, Battistuta potrebbe anche tentare la conclusione diretta in porta, anche se la distanza pare quasi proibitiva, soprattutto perché una posizione abbastanza angolata, Pagliuca l'indicazione alla barriera. Battistuta è andato 11 volte in gol contro Pagliuca, 12 volte contro l'Inter. Parte l'argentino, prova la botta, pallone sfila sotto le gambe di West, va sul fondo, c'è stata deviazione del difensore nigeriano, angolo a favore della Fiorentina. Forse la deviazione non c'è stata. Angolo per la Fiorentina, palla sotto porta, Padalino, poi viene anticipato Kois, mischia in aria, ancora Padalino, di testa Bergomi. C'è un po' di panico nella difesa dell'Inter, ancora calcio d'angolo. Ovviamente reazione della Fiorentina, subito in piedi Giovanni Trapattoni. Bergomi oggi gioca in marcatura con Simeone libero, ancora palla sul primo palo, serie di rimpalli, il sinistro, palla Pagliuca, Bisca ancora in aria, parte tiro a rete, il pareggio di Padalino, 1-1.
Mischia furibonda nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, risolta dalla sinistra vincente di Padalino, secondo gol in campionato per l'ex difensore del Foggia. 1-1. Straordinario avvio di partita. È successo di tutto, qui il pallone sfugge a Pagliuca ma non riesce a liberare la difesa dell'Inter, Padalino è fortunato nel rimpallo ma poi è bravissimo nel diagonale. Nulla può West, appostato sulla linea di porta. Ristabilita immediatamente la parità. Fiorentina 1, Inter 1. Paolo Sousa. Simeone. Palla direttamente fuori, rimessa con le mani per la Fiorentina con Heinrich. Oliveira. Kois. Amoroso. Braccato da Winter. Chiude l'olandese, rimessa laterale a favore della Fiorentina. Però la leggera ci ripropone l'azione che ha dato il pareggio a Padalino, un gran sinistro. E questa è la gioia dell'ex difensore del Foggia, pensare che secondo qualche indiscrezione Padalino poteva anche non giocare questa partita, magari giocare in un ruolo che lui non gradisce particolarmente, quello di marcatore. Trapattoni avrebbe voluto inserire dal primo minuto Africano come libero. Oliveira combina con Battistuta, scatta l'argentino, prova la percussione centrale, viene affrontato regolarmente da Zanetti, c'è calcio di punizione, gran ritmo in avvio. Subito Trapattoni che dà indicazioni ai suoi, la 18esima sfida tra Trapattoni e Simoni. Presidente favorevole alla Trappi che ha vinto in 10 occasioni, 4 pareggi, 3 vittorie di Simoni che non vince l'83-84 in un Genoa-Juve. Sfida il freddo Trapattoni, temperatura polare, giacca e cravatta per il tecnico di Cusano Milanino. Battistuta pronto alla battuta del calcio di punizione, 4 in barriera per l'Inter, dà indicazioni Pagliuca, parte Battistuta e le destro, respinto dalla barriera, poi West mette fuori, schiacciata all'Inter, in due in fuori gioco. Guardalino non fischia, prova la conclusione al volo senza successo Torricelli, palla fuori. Dai, dai, Eti! Con calma il rilancio dal fondo Pagliuca, deve ragionare l'Inter che sembrava aver in pugno la partita dopo aver sbloccato il risultato grazie al rigore di Jorkef. Si è fatto a sorprendere dalla reazione rabbiosa della Fiorentina, arrivata subito al pareggio con Padalino. Tocco fuori misura di Falcone, Zanetti, Baggio, morbido il tocco per l'argentino, affonda Zanetti, va a sostegno Baggio, cerca la fondo Zanetti, gli chiude la strada, replica in modo falloso, calcio di punizione, calma dice Rodomonti. Fiorentina in casa in questa stagione 4 vittorie su 4, 13 gol fatti, 1 subito, rendimento straordinario anche se gli avversari non sono stati certo insormontabili. Inter in trasferta, 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta. Baggio dentro, Jorkef, pedinato da Henry. Con doppia marcatura di Kois, chiude il tedesco, rimesso in zona d'attacco a favore dell'Inter. Baggio lascia l'incarico della rimessa a Zanetti. Jorkef, si rinnova il duello con Henry. Spinto il tedesco, riesce ugualmente ad allontanare, poi Kois corregge verso Edmundo, si difende dall'attacco di West, guizzo di Edmundo, se ne va, Battistuta, inserimento di Oliveira, non riesce la combinazione tra i due. Winter ferma Battistuta, imposta Zanetti, Jorkef, aggressività esasperata da parte delle due formazioni, adesso c'è fallo, Rodomonti richiama Padalino, calcio di punizione per l'Inter. È pronta la battuta Paolo Sousa, c'è Baggio in zona, il solo Zamorano in avanti per l'Inter. Tocco corto di Baggio, Paolo Sousa dentro per Baggio, controllo in area, difficile Torricelli, fermato da Zanetti, ancora Baggio che sembra molto ispirato in questo avvio, delizioso il tocco per Zanetti che però subisce l'attacco da dietro di Falcone, riparte la Fiorentina, esce dal guscio difensivo Padalino, lancio in verticale per Battistuta, troppo profondo, Pagliuca esce al limite della propria area di rigore. Testa Kois, Battistuta dentro per Edmundo che però parte da posizione di fuorigioco. Quasi un portafortuna, almeno sembrerebbe così, aveva qualcosa tra le mani Gigi Simoni che in settimana anche galvanizzato dalle belle prestazioni dell'Inter che sembra essere uscita dal tunnel della crisi ha detto l'allenatore ideale per l'Inter del 2000 già c'è, sono io, conosco l'ambiente, conosco bene i giocatori, il pubblico dalla mia e ho già vinto qualcosa di importante, anche se
Sempre in settimana Moratti ha ammesso che c'è stato un contatto, un incontro con l'attuale allenatore della Juventus Marcello Lippi. Calibrato male il lancio di Falcone in profondità, anche perché disturbato dal vento, pallone che si perde fuori. Terza stagione a Firenze per Falcone, arrivato dall'Inter alla tribuna autorità, presidente Cecchigori, che ha tuonato contro la sentenza UEFA, invitando quantomeno il grasshopper, sarebbe il minimo che possa fare il club svizzero, ad evolvere in beneficenza l'incasso della partita contro il Bordeaux. Prunga Winter, si rifugia in fallo laterale l'Inter. Colmanieri, Oliveira in aria a cercare Batistuta, intervento deciso da parte di Simeone, poi il pallone schizza innocuo verso Pagliuca. L'Inter adesso sta cercando di spezzare il ritmo della partita. Tra l'altro la formazione di Simone deve fare i conti con il vento che in questo primo tempo soffia impetuoso alle spalle della Fiorentina. Chiaramente ci sarà qualche problema, come è avvenuto in questa occasione nell'impostare l'azione offensiva. Bisogna calibrare bene i suggerimenti, ma è chiaro, è l'Inter che accusa le maggiori difficoltà. Un momento fortissimo contro, è difficile proprio portare il pallone verso la metà campo avversaria. Guardate il rilancio di Pagliuca, che l'evento getta addirittura in fallo laterale. Pubblico fischia, ma non è un errore di Pagliuca, bensì uno scherzo dell'evento. Oliveira in area a cercare Batistuta, anche in questo caso il vento trascina il pallone lontano da Batistuta verso Pagliuca, che va al rilancio. Replica su Zamorano, che ha commesso fallo. Calcio di punizione per la Fiorentina. Torricelli, Amoroso, Batistuta difende il pallone dall'attacco di Galante, gira in direzione di Heinrich, si coordina il tedesco, il cross basta a cercare Batistuta che aggancia, cerca una sponda, ancora Batistuta in due su di lui, serie di rimpalli, Oliveira trova la strada ostruita, Paolo Sousa subisce fallo, calcio di punizione. Fiorentina talvolta cerca di sfondare centralmente, la cosa è riuscita in occasione del gol di Padalino, qui è stato bravissimo in fase di copertura Paolo Sousa. 12° minuto del primo tempo, 0-0 al Comunale di Firenze, 1-1 al Comunale di Firenze ovviamente. Giorgef ha portato in vantaggio l'Inter, quasi immediata la reazione della Fiorentina con il pareggio di Padalino. Ecco in azione l'ex foggiano, lo attacca Zamorano. Con calma mette giù Simeone. Si è portato a destra Giorgef. Paolo Sousa, Baggio, Falcone su di lui, Paolo Sousa, si varca a sinistra Zanitti, non lo molla Torricelli, Paolo Sousa fa girare palla all'Inter, inserimento di Simeone che abbandona la retrovia, affonda l'argentino, allarga a beneficio di Zamorano, puisce tutto Repka che allontana il rilancio nella zona di Batistuta, Galante su di lui, arriva a sostegno anche Paolo Sousa, due nerazzurri recuperano palla, Galante, Baggio, non sta sprecando un pallone il fantasista dell'Inter, Galante, fallo di Kois, calcio di punizione. Dolomonti questa volta va a richiamare Batistuta, il fallo intanto commesso da Kois dopo l'infortunio subito nella Coppa UEFA, spalato contro l'Hajduk, tornato a disposizione proprio domenica scorsa nella infausta trasferta di Piacenza, giocando in marcatura dal 33° del primo tempo su Strop, un compito difficile quello di Kois che ancora non è al 100% della condizione. Bergomi trova Paolo Sousa libero a sinistra, sulla portoghese va a chiudere Oliveira, cross basso di Paolo Sousa, preda di Padalino in anticipo su Baggio. Oliveira parte da posizione molto arretrata, Padalino si sgancia, supera Winter di slancio, fonda Padalino, Torricelli si propone, il libero pallone centrale per Edmundo, è libero completamente a sinistra, Heinrich lo vede Batistuta, palla per il tedesco che non aggancia, poteva essere una grande opportunità per l'Inter, si rammarica Jörg Heinrich, difensore arrivato per la cifra record di 21 miliardi in estate alla Borussia Dortmund, scoperto dal Friburgo quando giocava tra i dilettanti in una formazione anonima del nord della Germania. Fu il presidente Achim Stocker ad andarlo a scoprire, fu pagato neanche 400.000 marchi, 4 anni dopo è stato valutato addirittura 40 volte di più. Fallo di Winter, calcio di punizione per la Fiorentina. Amoroso
verticale per Battistuta, incrocio Oliveira, ancora Battistuta, nuovamente Heinrich che si propone a sinistra, palla sul sinistro, il tiro cross del tedesco mette fuori West, palla ancora in area, Battistuta cerca il dribbling, scivola, West spazza, grande partita, Falcone. L'Inter tutta nella propria tre quarti, aggressivo la Fiorentina, replica Amoroso, Edmundo, splendido il numero del brasiliano che lascia passare il pallone sotto le gambe, Simeone lo aggancia, Rodomonti comanda il calcio di punizione. 16 partite, 8 gol in campionato per Edmundo, che ormai sembra aver abbandonato la nostalgia che sembrava spingerlo nuovamente verso il Brasile ed è diventato un elemento davvero fondamentale per la Fiorentina di Trapattoni. Grande opportunità per la Fiorentina, quarto d'ora del primo tempo, 1-1 il punteggio, già tanti falli, sono 8. Pagliuca dà indicazioni alla barriera, tutta l'Inter all'interno della propria area di rigore. Battistuta, Edmundo in posizione di tiro, in zona c'è anche Repka, ma sicuramente non sarà il giocatore della Repubblica Ceca incaricato della battuta. Jokef si piazza sul pallone per evitare la botta sorpresa, anche Oliveira adesso in zona tiro. Si stavano con cura il pallone, Edmundo, Oliveira e Battistuta. Parte Battistuta, Bolide, rete! Gabriel Battistuta, 2-1 per la Fiorentina. E si scatena la mitragliatrice. Esplode l'Artemio Franchi. 11° gol in campionato per Battistuta. E a questo punto, dovesse continuare così l'argentino, potrebbe cadere il record di Angelillo, 33 gol. Battistuta ha recentemente detto, tra il record di Angelillo, la classifica dei cannonieri, il titolo alla Fiorentina, l'obiettivo più alla portata mi sembra lo scudetto. Nulla da fare per Pagliuca, si è aperta la barriera dell'Inter, Battistuta ha messo il pallone dove assolutamente non poteva arrivare il portiere nerazzurro. E questa è l'esultanza della panchina viola. Va bene che Trapattoni negli ultimi 2 anni è stato in Germania, a Monaco la temperatura è rigida, ma sta davvero sfidando il freddo il tecnico della Fiorentina, temperatura praticamente vicina allo zero. Trapattoni, che non è più un ragazzino in giacca e cravatta, e basta. Oliveira, in 11 minuti la Fiorentina ha ribaltato il risultato. Jorkef, Bergomi, lancio troppo profondo, Amoroso può avviare l'azione di controffensiva della Fiorentina. Oliveira, c'è fallo sul giocatore belga, Battistuta si prosegue per il vantaggio, non si chiude la combinazione con Edmundo. Zanetti mette in movimento Baggio, si allarga Zanetti, tre avversari su di lui, ma in slalom l'argentino, splendida la sua azione, però deve liberarsi del pallone, lo fa mettendo in movimento Winter, verticale per Zamorano, pedinato da Repka, Jorkef, si chiude la Fiorentina, Paulo Sousa, tocco morbido in area, fuori misura però per Zamorano, deve uscire Toldo. Ancora la punizione di Battistuta, la barriera che si apre, Pagliuca resta immobile, Fiorentina va in vantaggio e questa è la mitragliatrice. Sono arrivati i giornalisti da mezzo mondo per questa sfida particolarmente sentita in Sud America, nonostante sia venuto a mancare il confronto tra Battistuta e Ronaldo. Ronaldo che però sarà disponibile mercoledì prossimo, una gara ancora più determinante dell'Inter in Champions League contro il Real Madrid. Bergomi, Winter, fallo di Harry, calcio di punizione per i nerazzurri. Winter, Paulo Sousa, anche Galante partecipa alla costruzione del gioco nell'Inter, sulla sua verticale trova Baggio molto attivo, su Baggio c'è Falcone, lo punta, poi cerca di guadagnare la rimessa laterale, arriva anche Torricelli, serie di rimpalli, termina Rodomonti, dice che c'è fallo di Baggio, calcio di punizione per la Fiorentina. E qui è avvenuto il fallo di Baggio, i danni di Torricelli, mentre Gigi Simone adesso denuncia un po' di preoccupazione, peraltro comprensibile. L'Inter aveva iniziato alla grande questa partita passando in vantaggio con il rigore di Jorkef, poi ha subito in 11 minuti il micidiale 1-2 dalla Fiorentina. Battistuta da ribattere il calcio di punizione, posizione troppo avanzata quella dell'argentino, è pronto Torricelli, cerca Battistuta, Paulo Sousa recupera l'ennesimo pallone, poi lo perde sull'attacco di Torricelli, ma c'è stato fallo, i suoi danni. Baggio poi si allontana, arriva Simeone,
Baggio. Bergomi. Gioca nella zona di Oliveira che arretra tantissimo, allora Bergomi può anche approfittare della libertà che gli viene concessa sulla fascia destra. L'attacco di Jorkef non segue l'azione Paulo Sousa, Fiorentina che torna in possesso di palla con Padalino. Lancia verso Batistuta, spinge Simeone, a terra l'argentino della Fiorentina, calcio di punizione. Battuta a sorpresa Batistuta mettendo un po' in difficoltà Oliveira. Il rimpallo favorisce Padalino. Edmundo difende il pallone all'attacco di West. Fallo del brasiliano, calcio di punizione, tante interruzioni, è costretto a fischiare spesso Rodomonti. Maggio. Replica in anticipo su Zamorano. Partita importante per Replica che deve riscattare alcune prestazioni non esaltanti, in particolare quella di domenica scorsa a Piacenza. Zanetti. Jorkev. Simeone. Sousa. Altro giocatore che deve riscattare qualcosa, l'incredibile espulsione provocata nella gara contro il Bari. Zanetti. Zamorano. Fallo di Repka, calcio di punizione e cartellino giallo per Repka, era diffidato, salterà la prossima partita a Bari della Fiorentina. Un minuto Repka, primo minuto della partita, Padalino va ad allontanare con modi bruschi, ma quanto mai opportuni il suo compagno di squadra. Il fallo è netto, l'ammonizione ci può stare. Repka diffidato, sarà costretto a saltare Bari per squalifica. Baggio la battuta, il calcio di punizione Inter che si riporta in avanti. 21esimo del primo tempo, 2-1 per la Fiorentina. Palla in area di Baggio, troppo sul portiere, nessuna difficoltà per Toldo. Falcone. Padalino. Repka. Heinrich. Chiaramente in questo momento la Fiorentina non deve fare la partita, si mantiene prudente. Oliveira praticamente gioca da centrocampista giunto Batistuta. Oliveira talvolta restano isolati in avanti, affonda Oliveira, cerca il numero tra due avversari, pretende troppo dalle sue qualità peraltro eccellenti a livello tecnico. Inter che prova a ripartire, non funziona il velo di Baggio. Torricelli perde palla sull'attacco di Zanetti. Jorkev lo ferma. Torricelli, insiste l'Inter, avanza Paulo Sousa. Zanetti, una furia in panchina tra pattoni, stringe Zanetti, palla dentro, serie di rimpalli, c'è forse un fallo di mano in aria, l'azione prosegue, a terra finisce senza che ci sia stato contatto irregolare Baggio. C'è un giocatore della Fiorentina a terra, bisogna mettere palla fuori, ma gli stessi giocatori viola non se ne sono accorti. Galante fischia il pubblico, si continua a giocare, Paulo Sousa poi si accorge che c'è un giocatore fuori, mette palla sugli spalti, il pubblico si arrabbia pensando che Paulo Sousa abbia voluto addirittura colpire qualche tifoso, non è assolutamente così. Intanto rivediamo la precedente azione, il fallo di mano è netto ed è difficile pensare che quello di Falcone sia stato un intervento involontario. Rodomonti o non ha visto o non se l'è sentita di concedere il secondo calcio di rigore, oppure c'è una terza soluzione, ha visto ma ritenuto involontario il fallo di mano. Intervento scomposto quello di Falcone, la mano era distante dal corpo. L'impressione è che fosse calcio di rigore, intanto la Fiorentina con Torricelli restituisce palla. Applauso ironico di Simeone verso Torricelli. Simeone praticamente accusa Torricelli di aver voluto mettere in difficoltà l'Inter lanciando il pallone in una zona del campo dove magari la Fiorentina poteva anche andare in pressing. Attenzione Edmundo che trova un pallone buono. Cerca la percussione in area di rigore, viene chiuso però al limite e alla fine commette anche fallo di sfondamento il brasiliano. Paulo Sousa, Zanetti, Baggio, fallo di Falcone, anche qui c'è cartellino giallo. Falcone al contrario di Replica però non rientra nella lista dei giocatori diffidati, fa bene ad estrarre il cartellino giallo con puntualità a Rodomonti perché la partita sembra molto dura, a tratti rischia anche di incattivirsi. Questo è un fallo che poteva anche risparmiarsi Falcone visto che Baggio era nella prima metà campo. Già due monete nella Fiorentina, Repka e Falcone. 24esimo minuto del primo tempo, Fiorentina 2, Inter 1. Baggio. Simeone. Malinteso con Baggio che stava centrandosi per uscire il lancio di Simeone, palla fuori. Intanto la regia ci ripropone ancora un'altra inquadratura del fallo di mano di Falcone. Qui prova a intervenire di piede Falcone. Potrebbe anche essere involontario, la sensazione però che Falcone sia
intervenuto volontariamente sul pallone, magari è stato un gesto istintivo, ma il braccio certo non era attaccato al corpo. Paolo Sousa, Zanitti, Zamorano, 1-2, scatta Zanitti, rincorso da Repka, affonda l'argentino, si trascina il pallone fuori, non c'è fallo di Repka, Rodomonti comanda la rimessa dal fondo a favore della Fiorentina. Bellissimo questo replay che ci viene fornito dalla nostra regia, contatto Repka Zanetti, poteva anche starci il calcio di punizione. Rilancio in toldo nella zona di Torricelli, prunga di testa per Battistuta, lavora di gomito l'argentino, lo fa anche Galante, ma la fallo di Battistuta, calcio di punizione per l'Inter. Simeone, Jorkaef, Zanetti, colpisce nel pieno volto Torricelli che resta a terra, ma non c'è alcuna conseguenza grave per l'ex difensore della Juve. Pagliuca, Simeone pilota il pallone verso la linea mediana del campo. Simeone al contrario di Trapattoni però non vuole sfidare il clima rigido, resta ben coperto nel suo cappotto. Lancio per Jorkaef, contatto con Kois che sta giocando in marcatura sulla francese. Padalino all'indietro per Toldo, ancora a terra Jorkaef, Rodomonti si decide ad arrestare il gioco, si mette le mani sul volto il francese. C'è stato un contatto ravvicinato con Kois, ecco che arrivano le immagini, una manata piuttosto evidente di Kois, anche questa sfuggita a Rodomonti. Quando è intervenuto Rodomonti sicuramente ha avuto ragione, ma ci sono stati un paio di episodi sui quali Rodomonti ha sorvolato, sui quali forse sarebbe stato il caso di intervenire, ma non è una partita semplice da dirigere per il direttore di gara di Teramo. Dai, dai che va bene. Guarda! Paolo Sousa, Winter, Bergomi, Winter, Baggio, ancora un tocco vellutato a cercare Bergomi in posizione di ala, il cross in aria, non arriva Jorkaef, Padalino con calma su Heinrich, prova a ripartire la Fiorentina che da qualche minuto però ha lasciato completamente l'iniziativa all'Inter. Paolo Sousa, Bergomi, Taribo West, Taribo vuol dire il primo in lingua nigeriana, replica in anticipo su Zamorano, Paolo Sousa, il controllo non è perfetto, vince il contrasto Kois, supera anche Winter con un gioco di gambe apprezzato dal pubblico. Harris affonda a sinistra, va in copertura Paolo Sousa, così Harris verso Battistuta, prolunga di testa per Edmundo, ma il pallone arriva a Pagliuca. Baggio, Paolo Sousa, Bergomi, c'è qualche equivoco tattico nell'Inter, Baggio è costretto a arretrare nella propria metà campo, Bergomi sulla fascia destra adesso gode di tantissima libertà. Zanitti, Baggio, si propone Winter a destra, perfetto il controllo dell'olandese. Jorkaef, fa un movimento all'Inter in avanti, il cross di Jorkaef, Torricelli aggancia nel cuore dell'area di rigore della Fiorentina, nessuno lo va a pressare, può disimpegnare con calma. Battistuta difende il pallone dall'attacco di Galante, Oliveira, Amoroso, ancora Harris attivissimo in questo primo tempo a sostegno sulla fascia sinistra. Edmundo lo anticipa West, Sousa, Jorkaef, Winter, Sousa, fallo da dietro, i suoi danni l'ha commesso Kois, calcio di punizione. Ma scusarsi Kois, il fallo in netto questa volta c'è soltanto richiamo verbale e non ammonizione. Kois aveva già avuto problemi fisici in estate, convocato nei 22 da Maldini per i mondiali di Francia, praticamente non è mai stato disponibile, soffrendo per una infiammazione alla tendine della caviglia sinistra. Tocco corto di Simeone per Winter, ancora Bergomi che praticamente gioca da mediano aggiunto a centrocampo in questa fase della gara. Lancio fuori misura, pallone raccolto da Padalino, Edmundo attaccato da West, difende bene il pallone il brasiliano, prova a combinare con Battistuta, pallone sfila, alle spalle di tutti c'è Simeone, ancora un appoggio fuori misura da parte dell'argentino che trova impreparato Zanetti, messa con le mani per la Fiorentina, Torricelli, Galante, Zanetti,
si disturbano i due, ma c'è anche il fallo di Kois, calcio di punizione da ribattere, dice Rodomonti a terra, un giocatore dell'Inter, si tratta di Fabio Galante. 29 minuti e mezzo nel primo tempo, il Fiorentino in vantaggio per 2-1 sull'Inter. Qui si disturbano Zanetti e Galante, poi c'è il fallo di Kois, danni del difensore dell'Inter. Simeone, Paolo Sousa, Jorkef. Nel valutare la prestazione dell'Inter bisogna sempre considerare che questo primo tempo la squadra nerazzurra deve fare i conti con il vento molto forte che gli soffia in faccia. In testa mette fuori Kois, Erich, Oliveira, Amoroso, Padalino. Lancio del libero è completamente sbagliato, arriva in una zona di campo dove non ci sono giocatori della Fiorentina. Ha avuto 10 minuti di calcio straordinario la squadra di Trapattoni, soprattutto per aggressività. L'Inter in quei 10 minuti ha sofferto tantissimo, non a caso sono arrivati due gol dell'Inter, il secondo dei quali peraltro favorito da un errore dalla barriera che si è aperta sulla punizione di Batistuta. Con grande impeto West recupera il pallone, poi addomesticato da Baggio. Imposta il fantasista nerazzurro, osserva la posizione dei compagni, Vinter a destra, Zamorano centrale, Zanetti a sinistra. Paolo Sousa, Zanetti, Jorkef, perde il contrasto con Torricelli. Stesso Torricelli trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Batistuta, fallo di West, calcio di punizione, arriva la munizione anche per il nigeriano dell'Inter. Terza ammonito della partita, primo nell'Inter, Taribo West. Baggio va a consolare il suo compagno di squadra, vediamo se il fallo c'era o meno, sì, netto. Non particolarmente cattivo, ma Rodomonti saggiamente ha capito che qui non è il caso di soprassedere. La partita rischia di sfuggire al suo controllo, allora è bene manifestare una certa severità sin dall'inizio. Chiede spiegazioni Roberto Baggio. West si definisce l'ambasciatore dell'Africa insieme a Weah e Kanu. Forse esagerando, anzi senza forse, ha detto per l'Africa siamo importanti, quasi come Nelson Mandela. L'Inter recupera palla in pressing, Baggio, bella la finta su Edmundo, il lancio per Zamorano, tempestivo l'intervento in copertura di Repka. Padalino, Falcone, Amoroso, Falcone, pressing dell'Inter. Jorkef costringe all'errore, Falcone che lamenta un intervento scorretto sui danni di Jorkef. Non lo vede Rodomonti, rimessa laterale a favore dell'Inter. Pronto Zanetti, Jorkef dà indicazioni ai compagni. Simeone, insolitamente impreciso, l'argentino oggi è schierato libero, ancora un pallone gettato in fallo laterale, evidentemente Simeone ha problemi con il vento, non riesce ancora a intuire come deve essere lanciato il pallone. Intanto Torricelli è andato a farsi soccorrere a bordo campo, nulla di grave comunque per l'ex difensore della Juve. Messo in fallo laterale Paolo Sousa, con le mani Torricelli, Oliveira, non lo molla Bergomi, Baggio di prima a beneficio di Jorkef. Zamorano in avanti, ma isolato, allarga per Vinter. Zamorano fa sfilare il pallone, Repka in vantaggio nei suoi confronti, prova a rinvenire il cileno, lo fa commettendo fallo in danni di Repka, calcio di punizione per la Fiorentina. 33esimo minuto, due gol in questa stagione per Zamorano in campionato, il capocannoniere dell'Inter. Ventola è assente, 5 gol, poi c'è Jorkef con 4 e Ronaldo anche lui assente con 3. Batistuta gira di testa dove non ci sono compagni di squadra, riparte Simeone, Paolo Sousa, West braccato da Edmundo. Simeone, pressione di Batistuta, rischia Simeone ma riesce ugualmente a mettere in movimento Galante. Vinter, Galante, al di là dell'abilità con la quale la Fiorentina va in pressing, l'Inter fa fatica a portare palla nel metà campo avversario anche per il vento. Zanetti splende il suggerimento a Jorkef, trova un varco in area, Jorkef, palla sul sinistro, intervento determinante in interdizione di Repka. Per l'Inter è soltanto una rimessa laterale, sta giocando bene Repka dopo le critiche piovute lì addosso per la partita di Piacenza. Zanetti, Jorkef, Zanetti cerca il dribbling, non trova più il pallone, è recuperato dalla Fiorentina che avanza con Falcone. L'azione trasformata da difensiva in offensiva a parte di Mundo, il lancio in verticale per il brasiliano, troppo profondo, Pagliuca in netto anticipo.
si aprono invitanti spazi in contropiede per la Fiorentina, ma fin qui Edmund è battestuto dopo che la squadra è passata in vantaggio, non sono più riusciti a impensierire Pagliuca. Winter, West, Bergomi, Zamorano costretto ad arretrare sulla linea dei centrocampisti per avere palloni. Paolo Sousa, Galante, Paolo Sousa recupera per un attimo Kois e si scontra con Baggio. Torricelli, c'è un po' di confusione ma la partita è decisamente combattuta. Oliveira dentro per Battistuta, Simeone fa blocco, favorisce l'uscita di Pagliuca con un rilancio di Pagliuca che viene frenato dall'avvento. West controlla bene, Baggio, West eluda l'intervento di Edmundo che lo rincorre e lo falso da dietro. Pino da Monti dovrebbe intervenire, probabilmente lo farà in un secondo momento. Si continua a giocare. Bergomi, Paolo Sousa, Zanetti, Jorkaeff, elaborata l'azione offensiva dell'Inter, si accentra Jorkaeff, cerca Baggio, si gira Baggio, sempre Falcone su di lui, arriva a sostegno Bergomi, posizione di cross, palla in area di Bergomi, secondo palo c'è Jorkaeff che viene scavalcato però dal pallone. Passa in attacco l'Inter, Jorkaeff braccato da Kois, Zanetti, parte l'ennesimo traversone nella zona di Winter, nel vantaggio Heinrich, colpisce male il tedesco, palla direttamente in fallo laterale e qui Rodomonti va ad estrarre il cartellino giallo davvero meritato per Edmundo. Molto brutto e inutile peraltro il fallo commesso dal brasiliano ai danni di West. Sono tre già gli ammoniti nella Fiorentina, Repka, Falcone, adesso Edmundo. Il fallo nettissimo e davvero brutto. Solo poteva tranquillamente risparmiare Edmundo. Zamorano, Winter, non si chiude la combinazione con Zamorano, prova a recuperare l'olandese. Oliveira, ancora prezioso in fase di recupero. Il lancio però arriva in una zona del campo anche qui dove non ci sono giocatori della Fiorentina, sta crescendo l'Inter. Jorkaeff, Paolo Sousa, Zamorano, ferma Repka, Zamorano di forza, poi bravo pallarino a spezzare la trama offensiva degli avversari. Rodomonti aveva già arrestato il gioco. Repka protesta, Rodomonti con grande decisione lo invita a calmarsi, Repka deve fare molta attenzione perché Repka è stato ammonito. Repka si arrabbia perché pensa che Rodomonti non abbia fischiato il calcio di punizione a suo favore, invece aveva arrestato il gioco il direttore di gara. Repka senza motivo ha rischiato tantissimo. Falcone, lancio verso Edmundo, di testa chiude West, pallone recuperato da Oliveira, arriva a sostegno velocissimo Heinrich, Oliveira carica il destro, si accentra, Oliveira cerca la percussione, non riesce a far filtrare il pallone per Battistuta. Simeone, Jorkaeff, può distendersi l'Inter, Baggio, sovrapposizione Zanetti, Jorkaeff, a destra arriva Winter, si allarga Zamorano, il cileno sempre pedinato da Repka. Winter, Bergomi, intanto la difesa della Fiorentina ha recuperato posizione, Paolo Sousa, si sgancia Simeone, Zanetti, 38esimo minuto del primo tempo, attacca l'Inter, Baggio, numero tra due avversari, alla fine Falcone riesce a fermarlo, trova spazio Falcone, va in copertura Paolo Sousa, Amoroso, verticalizza per Battistuta, la finta su Galante che non molla, insiste Battistuta, chiede la collaborazione di Oliveira, Amoroso, più che il vice Rui Costa, Battistuta, Amoroso sta giocando in posizione molto prudente, praticamente una seconda diga a centrocampo in tandem con Kois, eccolo Kois nel possesso di palla, cerca Oliveira, pallone spilla, non possono intervenire né Oliveira né Battistuta, si ripartirà con la rimessa dal fondo, questo è il guizzo di Baggio che ha provato a infilarsi tra due avversari, poi è stato chiuso da Torricelli. In condizioni di forma davvero eccellenti Roberto Baggio, un rientro quanto mai utile per l'Inter, già i tifosi nerazzurri cercano di vaticinare lo spettacolo che potranno offrire in tandem Baggio e Ronaldo magari già dalla partita di mercoledì prossimo contro il Real Madrid. Torna in attacco la Fiorentina, Oliveira mette giù il pallone, nuovamente cerca un dribbling di troppo, Paolo Sousa che ha recuperato tantissimi palloni interviene ancora con successo in coperture e dà l'avvio all'azione offensiva dell'Inter. Baggio stava andando incontro al pallone malinteso con il portoghese, non è la prima volta in questo primo tempo che ci sono malintesi tra i giocatori dell'Inter.
Kois. Scatta Edmundo, perde un attimo il tempo West, Edmundo in area di rigore, rinviene West, cerca il tiro cross, il brasiliano guadagna calcio d'angolo sulla deviazione di Edmundo. Terzo tiro dal bandierina fuori dalla Fiorentina. Poco più di 5 minuti più recupero alla conclusione del primo tempo. Viola in vantaggio per 2-1 sull'Inter. Con calma Oliveira. Trova l'appoggio corto su Amoroso. Oliveira, posizione di cross, l'effetto è di sinistro. Diventa un tiro, la palla termina fuori. Oliveira sembra aver trovato la giusta collocazione in campo nel ruolo di centrocampista tuttofare, dimostrando anche grandi qualità in fase di recupero, quelle qualità sulle quali era pronto a scommettere Trapattoni, che conosceva benissimo il belga di origini brasiliane per averlo avuto con sé alla Cagliari. Sul rilancio di Pagliuca l'intervento di testa di Zamorano. Amoroso, se ne va Jorkaeff, accelera Amoroso, allarga il beneficio di Henry. C'è Simone su di lui, lo salta il tedesco, poi sbaglia il cross, prova a rinvenire Simone, però lo ferma Jorkaeff. Paolo Sousa, si propone Zamorano. Jorkaeff, West, Zanetti, fallo di Torricelli, calcio di punizione. Baggio. L'Inter cerca di non dare punti di riferimento in avanti alla Fiorentina. Scambiano spesso la posizione Baggio e Jorkaeff, i due trequartisti. Zamorano fa molto movimento, cercano gli inserimenti, Vinter a destra e Zanetti a sinistra. Fino a questo momento la difesa della Fiorentina ha tenuto bene, anche perché ha un alleato prezioso in questo primo tempo, il vento che soffia alle spalle dei giocatori viola, un vento che crea qualche fastidio nell'impostare l'azione offensiva, ma è sicuramente un alleato prezioso quando invece la Fiorentina deve difendersi. Baggio, Zanetti, si rinnova il duello con la Torricelli, il ripallo favorisce Zanetti, lo attacca adesso Kois, insiste nell'azione personale Zanetti, ma alla fine trova la strada ostruita dall'intervento di Repka. Padalino, controlla male Torricelli, la rimessa laterale per l'Inter. Maggio, pallonetto su Kois, si impegna Bergomi per evitare il fallo laterale con successo. Vinter va in sovrapposizione, Bergomi si accentra, Vinter cerca Paolo Sousa, Battistuta Edmundo a parte tutta dietro alla Fiorentina, il velo di Baggio non è sfruttato alcun compagno. Amoroso lo attacca, Vinter prova ad uscire dal guscio difensivo alla Fiorentina, Amoroso guadagna il calcio di punizione sul fallo di Vinter. 42esimo minuto del primo tempo, 3 al termine. Ancora un intervento in anticipo di Simeone, in fase di copertura è stato abile l'argentino, qualche sbavatura invece in fase di impostazione, quella che dovrebbe essere invece la sua arma migliore nel ruolo di libero. Vinter, Bergomi, Paolo Sousa, Zanetti, Baggio, ancora una volta cerca la finta a rientrare, questa volta intuisce tutto Torricelli che lo ferma. Pallone toccato da Zanetti, schizza fuori e la rimessa laterale sarà per la Fiorentina. Oliveira, è bella l'acrobazia di Oliveira ma decisamente inutile, il pallone sfila sulla fondo, adesso Pagliuca va ad accelerare i tempi. Apprezzabile gesto tecnico ma del tutto inutile quello di Oliveira, che evidentemente si è visto chiuso, ha cercato soltanto un rilancio di alleggerimento. In testa Zamorano, corregge per Jorkaeff che va giù nel contatto con la replica, falloso secondo Rodomonti, calcio di punizione per l'Inter. Paolo Sousa, Jorkaeff, in verticale per Vinter, si gira bene l'olandese, ingabbiato da tre avversari, prova a correggere ancora per Jorkaeff, intuisce tutto Amoroso. Padalino, pressione di Zamorano, deve liberarsi del pallone Padalino, lo fa fidando a Falcone, sta rischiando un po' la Fiorentina in questo disimpegno. Lo rilancio l'ex granata per Battistuta, di tacco cercava Torricelli, trova invece l'opposizione di Zanetti che spinge, chiude l'attacco questo primo tempo l'Inter. Paolo Sousa, Baggio, non è raccolto da Amoroso, ben appostato davanti alla difesa. Edmundo sponda per Battistuta, lo ferma Galante, sta crescendo l'Inter. Vinter, Jorkaeff, controlla male, Eric lo ferma, c'è fallo del francese, calcio di punizione. Leggerezza di Jorkaeff che qui rischia anche l'ammonizione.
Soltanto un richiamo verbale per il Franco Armeno, calcio di punizione per la Fiorentina, intervento che poteva anche essere punito con il cartellino giallo. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, ma probabilmente ci saranno almeno 2 minuti di recupero. Più un piano per il quarto uomo, Minotti, tra poco ci dirà quanti saranno i minuti di recupero. Olivera non riesce a sfondare centralmente. Baggio non si fa sorprendere, Torricelli nel tentativo di tunnel, Kois apre per Battistuta, ancora Heinrich a sinistra, questa volta l'argentino che tocca male. Il cross di Heinrich, aggancia Galante, che la collaborazione di Pagliuca, soltanto un minuto di recupero, indica il quarto uomo Minotti. Giorchev, delizioso il controllo nonostante la pressione di Kois. Baggio, Paolo Sosa, verticalizza per Giorchev, Padalino, intervento goffo ma efficace, aggancia il pallone, Falcone va ad attaccare Zanetti, a terra Falcone, c'è fallo dell'argentino, calcio di punizione per la Fiorentina. Una trentina di secondi alla conclusione di questo primo tempo, Fiorentina in vantaggio per 2-1 sull'Inter, è accaduto tutto nei primi 20 minuti, Inter in vantaggio con il rigore di Giorchev, poi i gol di Padalino e Battistuta per la Fiorentina. Contatto Galante e Battistuta, a terra capocannoniere della Fiorentina, non c'è fallo secondo Rodomonti. Ormai sta per scadere il primo tempo, Pagliuca deve accelerare i tempi, ma probabilmente non ci sarà tempo per l'Inter di costruire un'altra azione offensiva. Infatti arriva puntuale il duplice fischio di Rodomonti, squadra negli spogliatoi, Fiorentina in vantaggio per 2-1, una partita giocata su ritmi elevatissimi, una partita a tratti anche spettacolare, bisogna considerare che è stato all'inizio della partita. Non è escluso che nel corso del secondo tempo la temperatura non scenda addirittura sotto zero. Zavanano continua a discutere con Rodomonti, che ha ben diretto nel primo tempo. Calcio da via in questa ripresa della Fiorentina, sul pallone Edmundo e Battistuta. Si parte. Fiorentina che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1. Mette giù Simeone. Lo attacca Battistuta. C'è fallo del centravanti della Fiorentina, calcio di punizione per l'Inter. Per la battuta è pronto Simeone. Tocca a Zamorano, il ripalo però favorevole ad Heinrich. Adesso sarà la Fiorentina a fare i conti con il vento, con i rilanci. Quello di Heinrich finisce direttamente in fallo laterale con le mani di Zanetti. Paolo Sousa. Discreto il primo tempo del portoghese. West. Paolo Sousa. Zamorano. Inter subito si è insediata nel metacampo della Fiorentina. Giorchev, Paolo Sousa, Galante, lancio in verticale, non può intervenire Zamorano, palla che si perde sul fondo. Iniziato da poco più di un minuto il secondo tempo, inquadrato Fabio Galante, un duello spigoloso quello con Battistuta. Nel corso del primo tempo Galante se l'è cavata egregiamente, Battistuta è andato in gol, una situazione da calcio di punizione. Al rilancio Toldo, Zanetti, Paolo Sousa, Giorchev, di soffia il pallone Kois che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, lancio in verticale per Edmundo costretto ad allargarsi, non gli concede spazio West, insiste Edmundo, in area di rigore, supera West, Edmundo, il cross basso, al volo Olivera, la parata di Pagliuca, grande azione della Fiorentina, protagonista Edmundo, al volo Torricelli, pallone Pinter, è stato contrastato il tiro al volo di Olivera, presa sicura di Pagliuca, intanto Pinter si è trascinato il pallone fuori, si ripartirà con la rimessa laterale a favore della Fiorentina. Si fa sentire il pubblico con le mani. Henry Olivera di tacco a cercare Battistuta, ancora Olivera, dribbling su Bergomi, nuovamente lo scambio con Battistuta, intuisce tutto Giorchev, Paolo Sousa, Bergomi, Simeone, Baggio, Zanetti, si allarga a sinistra Giorchev, punta Padalino, c'è anche Torricelli, Padalino è bravo a rubare il tempo dell'intervento a Giorchev e poi Torricelli cerca l'affondo, Paolo Sousa lo ferma,
sul rimpallo, scatta in anticipo Padalino, Polo Sousa va in azione di disturbo, Padalino risolve il problema del disimpegno con questa bella azione, poi Torricelli subentra, Simeone, Zanetti, Polo Sousa, però Zanetti è stato uno dei migliori dell'Inter nel primo tempo, il suo tentativo di cross è neutralizzato, duello con Torricelli, Amoroso, prezioso in fase di copertura, si pensava che dovesse fungere da vice Rui Costa, in realtà è stata ben differente la posizione di Amoroso, ha mantenuto quella che aveva anche in assenza di Coiso, ovvero sia di ultimo baluardo difensivo del centrocampo della Fiorentina. Amoroso che ha iniziato la sua carriera come attaccante nelle giovanili della Fiorentina, poi è diventato trequartista, Spalletti spesso l'ha utilizzato anche come tornante nell'Empoli, quest'anno anche per esigenze dettato dall'infortunio di Kois, Trapattoni lo ha inventato con ottimi risultati di centrocampista di copertura, e qualcuno parla addirittura di un possibile imminente arrivo in nazionale con Zoff per Amoroso. Galante in testa, Heinrich, Kois verticalizza per Battistuta, Simeone in vantaggio, lo attacca Battistuta, gli ruba palla, arriva Galante, determinante il recupero, poi prova l'inserimento Oliveira, Galante riesce a resistere, Battistuta recupera, c'è Oliveira, resta in attacco la Fiorentina, di tacco per Battistuta, 1-2 con Oliveira che va in percussione, ma l'azione ferma. Si è alzata la bandierina del guardaline per segnalare probabilmente un fuorigioco, se non addirittura un fallo di mano. Fischio di Rodomonti è arrivato in ritardo, Oliveira comunque non ha protestato, vediamo da qui. Bellissima comunque la combinazione Oliveira-Battistuta, Oliveira probabilmente al momento il passaggio di Oliveira-Battistuta era in fuorigioco. Torricelli non filtra il pallone, arriva Zamorano, si inserisce Paolo Sousa, affonda Paolo Sousa, è scoperta la difesa della Fiorentina, Baggio, sovrapposizione di Zanetti, palla per l'argentino, il sinistro, palla fuori, pericolosissimo l'Inter. Quinto minuto della ripresa, sempre Fiorentina in vantaggio per 2-1. Partita che però promette di regalare tante emozioni anche in questo secondo tempo, nonostante il vento. Si fa sentire la curva Fiesole. Mette giù Winter. Paolo Sousa. Scatta Bergomi, che sta giocando in costante proiezione offensiva, in vantaggio Henry. Bergomi prova a rinvenire. Riesce a toccare il pallone. Ma è tutto inutile. C'è rimessa dal fondo per la Fiorentina. Con calma Francesco Toldo al rilancio. Di testa Jurkev. Kois. Da giocare palla a raso terra alla Fiorentina. West in anticipo su Edmundo. Zanetti. Questa volta Torricelli riesce a spuntarla nei confronti dell'argentino che gli ha creato tanti problemi fin qui. Palla di Edmundo ai danni di West. Mani nei fianchi. Perplesso Edmundo. Serva Rodomonti. Avanza Paolo Sousa, Winter, continua l'Inter a far girare i suoi giocatori, a non dare punti di riferimento alla difesa della Fiorentina. Torricelli in verticale per Edmundo, Oliveira controlla male il pallone, Galante lo ferma, potrebbe essere una buona opportunità per la Fiorentina. Zanetti, apertura di Baggio, Paolo Sousa, Jorkef, dribbling secco su Henry, l'attacco Amoroso, insiste nell'azione personale Jorkef, non c'è alcun giocatore che va a sostegno sulla fascia destra. Paolo Sousa, Winter, posizione di tiro, lo finta, Winter cerca il dribbling, la conclusione, una deviazione, Toldo. Settimo minuto della ripresa, aumentato l'intensità di gioco l'Inter, favorita anche dal vento che in questo secondo tempo soffia alle spalle. Non schizza verso Henry e Jorkef, in vantaggio il tedesco. Oliveira resiste alla carica di Bergomi. Padalino, dalla parte ha giocato una gran partita Padalino. Battistuta, Oliveira, Battistuta si scontra con Simeone, permette di Rodomonti calcio di punizione, Simeone non è per nulla d'accordo, ma non fa niente per simulare, calcio di punizione, lo batte a sorpresa Amoroso, Edmundo, c'è fallo su Amoroso ma Rodomonti ancora non aveva accordato il permesso alla ripresa del gioco perché c'era ancora Battistuta a terra.
con la battuta pronto Edmundo. In testa Repka su Zamorano. Torricelli lo attacca Baggio, permette nel gioco pericoloso del fantasista dell'Inter, calcio di punizione per la Fiorentina. Pronto a Padalino, pallone schizza, toccato da Bergomi su Olivera nel fallo laterale. Dalla rimessa con le mani arriva Torricelli. Edmundo, Torricelli, pallone a metà strada tra Kois e Battistuta, messo fuori da Simeoni, il rimpallo potrebbe favorire Amoroso, si inserisce Kois, fallo di Paolo Sousa, calcio di punizione. Paolo Sousa si scusa, Kois non gradisce, deve intervenire Rodomonti. Sono stati tanti i falli nel corso della partita, già 4 le ammonizioni. Torricelli a sorpresa in area per Battistuta, supera Simeone, Battistuta, il tiro cross, Pagliuca in qualche modo riesce a bloccare il pallone che gli era sfuggito. Winter subito aggredito da Heinrich, rischia il dribbling l'olandese. Paolo Sousa, Baggio, torna nel mezzocampo avversario all'Inter. Paolo Sousa, Zanetti, Winter, lancio di Paolo Sousa per Jorkaeff, sponda per Baggio, però stava andando incontro al pallone, poi Padalino se la prende con calma, vede l'arrivare minaccioso di Zamorano, accenna uno scatto, Zamorano desiste e la palla va fuori. Tornato a giocare come tanti anni fa, ha detto qualche tempo fa Trapattoni riferendosi a Padalino. Intanto qui abbiamo rivisto il colpo di tacco di Jorkaeff che cercava Baggio. Addirittura il pallone spinto dal vento si sposta, lo deve sistemare nuovamente Toldo. Zanetti, Jorkaeff, Bergomi, resiste all'attacco di Battistuta. Paolo Sousa, si allarga Baggio, Paolo Sousa cerca la verticalizzazione per Zanetti, il pallone non filtra, West ferma ancora Edmundo, va Torricelli, alimenta l'azione offensiva con il lancio su Edmundo che supera Simeone, affonda Edmundo, al centro si porta Battistuta, Edmundo la finta su West, ancora il brasiliano, il dribbling su West, palla sullo sinistro, prova la conclusione, spinta, mette fuori Bergomi. Zanetti, Paolo Sousa, gran ritmo in questo secondo tempo, la partita non è spettacolare, non potrebbe esserlo per il vento che sta creando grossi problemi ai giocatori, ma decisamente avvincente, 2-1 per la Fiorentina, ma Inter che attacca. Simeone, Jorkaeff, Simeone, Winter, largo a destra Bergomi, alla cross Winter, secondo palo c'è Zamorano, gioca di sponda per Jorkaeff, pressato da Padalino, poi arriva Toldo. Jorkaeff si lamenta per un colpo alla nuca subito nel contrasto con Padalino, controlla, arriva il contributo della regia, c'è stata forse anche una gomitata ma involontaria di Padalino ai danni del giocatore francese dell'Inter. Henry, Battistuta, lo chiude Galante, gioca una buona partita Galante fin qui in marcatura su Battistuta. Interattiva sul mercato, potrebbe arrivare un difensore, a Moratti piace Campbell del Tottenham ma gli Spurs non sembrano intenzionati a privarsi del loro giocatore migliore. Olivera, passo dal fondo, scavalcato Pagliuca, pallone torna in campo dopo esserne uscito, dunque ci sarà rimessa dal fondo a favore dell'Inter. Partita generosa quella di Olivera, sembrano tornati sereni sui rapporti con Edmundo che erano stati molto difficili all'inizio dell'avventura di Edmundo in Italia. Torricelli al volo proprio verso Edmundo, West lo ferma, poi il nigeriano risolve il problema del disimpegno mettendo in movimento Zanetti che può avanzare a sinistra. Paolo Sousa, pallone era diretto nuovamente a Zanetti, deviato, arriva Padalino, sulla pressione di Zamorano Padalino si affida a Toldo, testa Sousa, Zanetti,
Jorkaeff, Winter, Bergomi, Winter, tutta la Fiorentina a parte Battistuta e Edmundo nella propria tre quarti. Si inserisce Galanti, dentro per Jorkaeff, non controlla il pallone sulla pressione di Padalino, che poi non vuole correre rischi, scaricando il pallone in fallo laterale. 13 minuti e mezzo dall'inizio della ripresa, sempre a Fiorentina in vantaggio per 2-1 sull'Inter. Con le mani Bergomi, pallone diretto a Zamorano, allontanato Heinrich, Winter, Simeone, cambia gioco nella zona di West, lo va a chiudere Torricelli, combina con Baggio, West cerca l'inserimento in area di rigore, viene fermato e poi commette fallo ai danni di Falcone. West si scusa, non si fa così, gli dice Padalino. Intervento scomposto in ritardo ma non cattivo quello del difensore nigeriano dell'Inter. E in anticipo Falcone, arriva West, un brutto pestone. West che è stato ammonito, ha rischiato. Deve arrivare anche il secondo cartellino giallo. Si alza in piedi il presidente Cecchigori, al suo fianco il ministro degli esteri Lamberto Dini. Fortunatamente nulla di grave per Falcone, che può riprendere il suo posto in campo. Trapattoni ancora una volta sfida il freddo, si è liberato del cappotto, ancora una volta soltanto in giacca e cravatta. Dobbiamo crescere sul piano del volume di gioco, ha detto Trapattoni. Solo contro Salernitano Udinese la Fiorentina ha tirato più in porta dell'avversario, ma quando tira, come oggi, la Fiorentina è micidiale, due tiri in porta, due gol. Simeone, scatta Winter, duello in velocità con Heinrich, in anticipo su tutti Repka, Winter prolunga per Zamorano, spazza Padalino, di testa Sousa a cercare Baggio. Sousa, Zanetti praticamente sta facendo dalla sinistra in questo secondo tempo, prova a superare Torricelli, pasticcia Zanetti, si trascina il pallone in fallo laterale. Abbiamo superato il quarto d'ora della ripresa, mezz'ora al termine, Fiorentina sempre in vantaggio per 2-1. Ringhi a Zanetti su Kois che guadagna la rimessa laterale, lascia l'incarico a Torricelli. Kois, Winter, palla dentro, di testa provvidenziale di Falcone. Torricelli, il retropassaggio agganciato da Baggio che è in area di rigore, arriva sul fondo ma si trascina il pallone fuori. Incredibile leggerezza difensiva della Fiorentina, stava per approfittarne Baggio. È stato eccellente il controllo di Baggio, abilissimo a rubare palla, ma poi poteva sfruttare meglio questa opportunità. Tanto Torricelli deve avere qualche problemino, eh sì, vedete che ha una sciarpa della Fiorentina, o è scaramanzia o forse vuole difendersi dal freddo. Winter, fallo di Oliveira, calcio di punizione, è pronto per la battuta Simeone, Paolo Sousa, Bergomi, Winter, favorito nel rimpallo, si può proseguire, dice Rodomonti. Costo di Paolo Sousa, Baggio gioca di sponda per Zamorano, Torricelli mette fuori nella zona di Baggio. Sembra un po' in confusione in questa fase di Torricelli, almeno in fase di copertura. Baggio punta Falcone, cerca di guadagnare il fondo, il traversone direttamente fuori, non c'è stata deviazione. Un po' perplesso Baggio, Rodomonti comanda la rimessa dal fondo per la Fiorentina. Questa è la 12ª partita nella quale Baggio affronta l'avversario, la Fiorentina, la squadra che lo ha lanciato. Segnato in 5 occasioni, mai su azione, però sempre sul calcio di rigore. Quella rigore che non vuole tirare, la prima volta che viene a giocare a Firenze d'avversario per l'aprile del 91. Un Fiorentina-Juve che fece molto discutere. Gioco fermo, calcio di punizione per Viola. Padalino. Profondità per Henry. Questa volta con tempismo perfetto l'intervento di Simeone. Winter, lancio sulla sua verticale per Jorkaeff, buono il controllo del francese, si allarga Zamorano, palla in verticale per lui, Repka chiude, difende il pallone il giocatore della Repubblica Ceca dall'attacco di Zamorano che commette fallo, calcio di punizione. Repka era stato accolto con un pochino di scetticismo, non è stato particolarmente brillante nella prima uscita in maglia viola, poi il suo rendimento è migliorato costantemente, ma nelle ultime settimane c'è stata ancora una flessione. Lancio di Padalino, Bergomi, è buona la finta su Battistuta, Jorkaeff,
resiste all'attacco di Repka, detta subito il cross, bravo Repka a recuperare nei suoi confronti, Oliveira, pendinato sempre da Bergomi, intervento del capitano dell'Inter, palla che schizza fuori, la rimessa è per la Fiorentina. Domani Henry, c'è fallo di Oliveira ai danni di Winter secondo l'arbitro, calcio di punizione, sembra comunque in buone condizioni atletiche Oliveira nonostante i problemi al ginocchio sinistro accusati in settimana, problemi lo hanno costretto a rinunciare all'amichevole della nazionale il Belgio in Lussemburgo. Jorquet cerca la testa di Zamorano, Falcone in anticipo su Baggio, Polo Sosa resiste alla carica di Edmundo Zanetti, Polo Sosa, si chiude la combinazione, palla in area per Baggio, giro di testa, pallone agganciato da Falcone, Simeone resiste a Batistuta, può andare in percussione, cerca Zamorano, arriva Winter, il destro centrale, nessun problema per Toldo. Winter arriva con una discreta facilità in questo secondo tempo ai 20 metri, poi non riesce però a concludere con pericolosità. Batistuta isolato in avanti Edmundo, in vantaggio nei suoi confronti West, Zanetti, Simeone, tiene alto il ritmo della partita all'Inter. Winter, il puntuale Bergomi sulla destra. Winter, Simeone, l'anticipo di Falcone su Baggio. Più che il trequartista, Baggio adesso sta facendo soprattutto dalla sinistra. Jorquet a destra, Zamorano centrale, Baggio a sinistra, un vero e proprio tridente quello dell'Inter. Fuori misura questo lancio diretto a Zamorano che si arrabbia. Se la prende con molta calma Toldo. Scocca il 20° minuto. Fiorentina sempre in vantaggio per 2-1. Jorquet mette giù. Pallonetto a cercare Zamorano, chiude Repka, spazza Kois. Batistuta difende il pallone all'attacco di Galante. Oliveira. Henry, largo a sinistra c'è Batistuta che poi si accentra, palla per il capitano della Fiorentina Edmundo, 1-2 con Batistuta, riesce a chiudere la difesa dell'Inter, Edmundo è bravo a recuperare palla su Edmundo, numero ancora di Edmundo che supera Paolo Sosa, Batistuta, Edmundo, Batistuta, esce Pagliuca, sprazzi di grande calcio quando possono dialogare Edmundo e Batistuta. Paolo Sosa, Winter si allarga a destra, preferisce il tocco centrale per Zanetti il portoghese, Baggio parte il traversone a cercare Jorquet di testa, Irish, palla per Zamorano sinistro alto, l'Inter riesce dopo alcuni minuti di assedio ad andare quantomeno pericolosamente al tiro con Ivan Zamorano in questi giorni inseguito dai giornalisti spagnoli per la sua esperienza in passato con il Real Madrid. Zamorano con Ronaldo sarà uno dei giocatori più attesi mercoledì. Questa intanto è la precedente combinazione splendida, due volte hanno scambiato il pallone Edmundo e Batistuta, l'ultimo passaggio del brasiliano è leggermente fuori misura per Batistuta, questo invece è il sinistro di Zamorano, la palla che valta sopra la traversa, immagine che torna in diretta, attacca l'Inter, Galante, Winter, Jorquet larga per Zanetti, ha sbagliato l'appoggio, Jorquet subito si scusa nei confronti del suo compagno di squadra. Funziona comunque il gruppo nell'Inter, detto Zamorano, la svolta in positivo è venuta a Mosca in occasione della trasferta contro lo Spartak, prima della partita i giocatori dell'Inter che erano reduci le tre sconfitte consecutive si sono radunati, hanno parlato tra di loro, hanno stretto una sorta di patto d'acciaio, i miglioramenti sono stati evidenti. Edmundo, braccato da West, Falcone, scatto Oliveira, questa volta c'è Galante su di lui mentre Bergomi è passato su Batistuta, il giocatore belga si è trascinato il pallone fuori, si ripartirà con la rimessa laterale a favore dell'Inter, è pronto intanto Elcino Recoba, potrebbe essere una delle sue ultime apparizioni con la maglia dell'Inter, radiomercato da imminente il suo passaggio in prestito alla Betis Siviglia. Esce Baggio, Rischi del pubblico di Firenze, il pubblico che per anni lo ha eletto suo beniamino, Roberto Baggio lascia il terreno di gioco al suo posto a Recoba. Ha giocato bene nel primo tempo Baggio, è stato lui a procurarsi il calcio di rigore, poi trasformato da Jorquet in questo secondo tempo,
il calo è stato evidente. Maggio che ha avuto problemi fisici, ancora non è al 100% della condizione. Evidentemente Simone ha anche pensato alla partita contro il Real Madrid, ma soprattutto spera che Recoba, come è avvenuto spesso l'anno passato contro Brescia in casa ed Empoli in trasferta, possa estrarre dal cilindro il guizzo del campione, quel guizzo che ha tra le sue armi Recoba. Chissà, una grande partita in questi ultimi minuti, in questi ultimi 22 minuti contro la Fiorentina potrebbe indurre l'Inter a tenere ancora Recoba, anche se forse giocare con continuità farebbe sicuramente bene al talento uruguaiano. Calcio di punizione per l'Inter, si allontana Paolo Sosa, per la battuta arriva proprio il Cino. Che Galante si porta nell'area di rigore della Fiorentina, lo prende in consegna Padalino, batte Recoba, sinistro in area verso Zamorano, intercetta Oliveira, pallone schizza fuori, la rimessa laterale sarà a favore della formazione di Simoni. Replica su Zamorano, Torricelli ha preso in consegna Galante che resta in proiezione offensiva. Winter, Recoba, due su di lui, Winter, subito il cross, Padalino mette fuori, pallone tocca Zanetti e schizza sul fondo. Recoba si è piazzato sulla fascia destra, si è allargato a sinistra Jorkaeff. Cerca tutte le soluzioni possibili Simoni per riequilibrare il risultato. L'Inter prima di questa partita era a 4 punti dalla Fiorentina, una sconfitta sarebbe pesante. Fiorentina scapperebbe a più 7, anche se il campionato è lunghissimo, siamo appena alla decima. Gioco fermo, calcio di punizione ordinato da Rodomonti, pronto per la battuta Paolo Sosa. Di testa mette fuori Falcone, 34 i falli commessi. Galante al volo, Jorkaeff, splendido il colpo di tacco, l'inserimento centrale di Winter, c'è forse un fallo di mano di Torricelli, tutto regolare facendo l'arbitro, scatta Falcone, lancio in verticale per Battistuta, si allarga l'argentino, lo va a chiudere Galante, arriva anche Bergomi, tra due avversari Battistuta, splendido il dribbling a rientrare, incrocia Di Mundo, arriva Oliveira, Kois, Battistuta, Di Mundo, ben dribbling Torricelli, cerca Kois, il pallone schizza in aria, Di Mundo distante, recupera Pagliuca. Avanza West, Zanetti, West, accelera i tempi l'Inter, Zanetti in verticale per Jorkaeff, si è allargato a sinistra Recoba, Jorkaeff, sempre pedinato da Amoroso, si gira la francese, punta Amoroso, ancora una finta, il cross di destra in area per Zamorano, al volo Bergomi, prodezza di Toldo, forse palo, forse Toldo non ha neanche toccato, e infatti pallone dritto sulla palo, bellissima questa azione dell'Inter, delizioso il suggerimento di Jorkaeff, arriva Bergomi, colpisce al volo, Toldo si allunga, non c'è bisogno perché il palo lo salva. La più grande opportunità costruita dall'Inter per il pareggio. 26 minuti e mezzo nella ripresa, sempre 2-1 per la Fiorentina. Henry, Oliveira, cerca di prendere in velocità Bergomi, lancia in verticale per Edmundo che però parte oltre la linea. I difensori dell'Inter, West non lo teneva in gioco, calcio di punizione giusto, quello accordato da Rodomonti. Lancio di Simeone, Recoba, Zanetti, Jorkaeff, lo ferma Padalino che però si trascina il pallone fuori. Clamani, Recoba, Paolo Sosa, Jorkaeff. Ancora una volta tutta la Fiorentina dietro, a parte i due attaccanti, Di Mundo e Battistuta, arretratissimo anche Oliveira. Nuova rimessa in zona d'attacco per l'Inter, Paolo Sosa. Prova il tiro, Toldo però non si fa sorprendere. Il palo di Bergomi e poi la disperazione del capitano dell'Inter. Bergomi si tratta della partita numero 504 in Serie A, con 23 gol realizzati e secondo tra i difensori in attività.
Avanti a lui c'è soltanto Vierkwood. Jorquet. Recoba, era buona l'intenzione ma calibra male il suggerimento per Zanetti. Falcone supera due avversari, poi si scontra con Jorquet. Recupera palla all'Inter con Zanetti. Jorquet. Zamorano. Recoba. Supera in qualche modo Kois. Sinistra d'azione personale, Recoba. Deve liberarsi del pallone. Lo fa cedendo a Zanetti. Fa blocco in difesa alla Fiorentina. Pochi spazi per l'Inter. Cerca l'inserimento Winter. Era buona l'idea di Jorquet che aveva fatto velo. Difende il pallone Rivera, la Fiorentina guadagna rimessa laterale. L'Inter attacca, lo fa con grande aggressività. Simoni continua a cambiare posizione in campo dei suoi giocatori, ma a parte il fallo di Bergomi, per la verità la Fiorentina non è che abbia sofferto moltissimo all'iniziativa nerazzurra. Domani Heinrich, Battistuta di tacco a cercare un compagno che non c'è alle sue spalle. Paolo Sousa, Zanetti, assedio dell'Inter. Lancio in aria per Galante, di testa Heinrich, al volo Jorquet. Conclusione coraggiosa ma del tutto imprecisa, sorriso amaro quello di Gigi Simoni. Sei promozioni in Serie A per il tecnico dell'Inter. Sempre con molta cura, ovviamente per far sì che passino secondi preziosi Toldo al rilancio. Di testa Sousa. Lancio sporco ma efficace quello di Falcone. Olivera mette giù, c'è Bergomi su di lui. Inserimento centrale da parte di Kois, chiede palla a sinistra Iris. Lancio a destra per Edmundo, è distante Battistuta. Si rinnova il duello tra Edmundo e West, cerca l'accelerazione Edmundo, entra in area Edmundo, il cross al basso, Iris, rete! Iris 3-1 alla mezz'ora della ripresa. Fiorentina si porta sulle 3-1, impazzisce in panchina Giovanni Trapattoni. Sommerso Heinrich, ma sommerso soprattutto Edmundo, autore di un'accelerazione semplicemente straordinaria. Fiorentina 3, Inter 1. Conferma le sue eccellenti qualità sotto porta Heinrich, un difensore come pochi, abile sotto porta. La gioia, la rabbia di Vittorio Cecchigori. Immagine che non ha bisogno di commenti. Jörg Heinrich, il suo primo gol nel campionato italiano, ma lui in Germania prima nel Friburgo poi nel Borussia Dortmund di gol ne ha segnati tantissimi. Qui però deve dire grazie a Edmundo, autore di un'accelerazione semplicemente irresistibile, poi il tocco sotto porta in anticipo su Simeone da grande attaccante. 3-1 per la Fiorentina, situazione che si complica terribilmente per l'Inter. Winter, Paolo Sousa, Recoba. Costa a cercare Jorquet, prova ancora al volo. Altro tentativo coraggioso, altro tentativo infruttuoso quello di Yuri Jorquet. Ancora il gol di Heinrich, proprio sotto la curva Fiesole. Straordinario Edmundo. Ed è l'esultanza di Trapattoni. E poi il canonico fischio. L'Inter comunque non si arrende. Con le mani Bergomi, Paolo Sousa, Simeone, lancio per Zamorano, colpo di testa di Padalino, aggancio a Doricelli. Padalino, è scoperta la difesa dell'Inter, contropiede della Fiorentina, impostato da Padalino che protarda a liberarsi del pallone. Zanetti lo sottrae, riparte Paolo Sousa, scatta in ritardo Recoba, tante troppe distrazioni in fase di impostazione da parte dei giocatori dell'Inter. E qui l'abbraccio tra Edmundo e Heinrich e poi via via arrivano tutti gli altri a sommergere i due protagonisti dell'azione che ha dato il terzo gol alla Fiorentina. 32esimo minuto della ripresa, 3-1 per i Viola. West, l'Inter prova nuovamente a rimettere in discussione il risultato. Zanetti, Winter, Bergomi, Winter, Heinrich in anticipo, il lancio in avanti per Edmundo, perde il tempo West, affonda Edmundo, lo rincorre West, esiste Edmundo, azione personale, West su di lui, ancora Edmundo, parte il tiro, Pagliuca da campione in angolo. Diventa micidiale la Fiorentina quando può attaccare in contropiede. Con una coppia d'attacco così, tutti i traguardi sono alla portata della Fiorentina, anche se le tre sconfitte nelle prime 9 partite sono davvero troppe.
ma la reazione avuta oggi dalla squadra di Trapattoni contro l'Inter autorizza a pensare che la Fiorentina possa essere protagonista per il titolo fino in fondo. Oliveira corto per Battistuta, Oliveira punta Galante, efficace l'opposizione del difensore dell'Inter, la rimessa dal fondo con Pagliuca che va in cita ai suoi, si fa sentire anche Trapattoni. Zanetti, Winter, Zanetti, Paolo Sousa, la verticalizzazione per Jorkaeff, ancora Repka che si è riscattato alla grande oggi in anticipo. Al di là dei meriti difensivi della Fiorentina, l'Inter però dovrà ragionare su questa partita, capire il perché un enorme volume di gioco non abbia prodotto grandi risultati. Al di là del solo gol realizzato in avvio sul rigore da Jorkaeff, la porta di Toldo ha tremato raramente. Certo il vento non avrà aiutato i giocatori nerazzurri, ma qualcosa ancora non va. È anche vero però che l'Inter doveva fare i conti con assenze pesantissime. Un nome su tutti, quello di Ronaldo. Simeone supera tre avversari, alla fine però trova la strada ostruita, ma è bravo a guadagnare calcio di punizione. Inter comunque che dimostra grande carattere nonostante il doppio svantaggio, continua ad attaccare. Toldo dà indicazione alla barriera, calcio di punizione, ma la distanza appare quasi proibitiva, forse non per Alvaro Recoba. Borgognano sistema con cura il pallone, siamo ad oltre 30 metri dalla porta di Toldo, in 4 in barriera. Piscaro da Monti, la rincorsa di Recoba, è a sinistra, colpisce malissimo, palla almeno una decina di metri sopra la porta di Toldo. Il destro potente di Edmundo, la grande parata di Pagliuca in panchina, applaude Giovanni Trapattoni. Poi dice no, la telecamera no. Di testa Simeone, Bergomi, Winter, postazione ancora di Simeone, Edmundo, insaziabile il brasiliano, va a caccia di pallone con una determinazione che neanche in Brasile gli riconoscevano. Intanto l'Inter continua ad attaccare, guadagna un'altra rimessa laterale. 9 minuti e mezzo più recupero alla conclusione della partita. Fiorentina 3, Inter 1. Negli ultimi 8 campionati era finita sempre in parità questa sfida. Scivola Jorkaeff sulla pressione di Padalino. Permessa laterale per la Fiorentina. C'è ancora qualche scintilla in campo, deve intervenire Rodomonti. Padalino, lancio verso Battistuta, Oliveira, scatta Erich a sinistra, in crescita impetuosa il tedesco. Battistuta, il tocco era probabilmente diretto a Kois, Paulo Sousa ha intuito tutto, ha recuperato il pallone, ha dato via all'azione di contrattacco dell'Inter con Zanetti. Non riesce il dribbling su Torricelli, Zanetti caparbio, rientra sul pallone, evita anche il fallo laterale. Paulo Sousa, Winter, Winter deve trovare al più presto il gol per cercare di riaprire la partita. Henrich, in anticipo su Recoba, non ha prodotto grandi benefici al gioco dell'Inter all'ingresso nel campo di Recoba. La seconda stagione per l'Inter e per Recoba, ma come detto quasi certamente tra qualche settimana Recoba passerà in prestito al Betis Siviglia, prossimo avversario del Bologna in Coppa UEFA. Lancio di Padalino, di testa West su Edmundo, Winter, Bergomi, braccato da Amoroso e Oliveira, finisce per trascinarsi il pallone in fallo laterale. Proprio sotto gli occhi di Giovanni Trapattoni, Bergomi è l'unico reduce dell'Inter dei record, quella targata a Trapattoni stagione 88-89. Quell'Inter subì la prima sconfitta proprio al Comunale di Firenze, 4-3, con Baggio straordinario protagonista, oggi Baggio. Campo avverso, protagonista è stato nel primo tempo, poi nella ripresa è calato, costringendo Simoni a sostituirlo con Recoba. Galante che ha giocato un'eccellente partita su Battistuta, va a guadagnare la rimessa laterale. Simoni probabilmente con la testa già proiettato alla prossima partita di Champions League, davvero decisiva per l'Inter contro il Real Madrid.
Moratti aveva detto di attendersi una svolta da queste due partite. Se avesse dovuto scegliere tra Fiorentina e Real Madrid, per lui la vittoria doveva arrivare soprattutto nella gara con il Real. 38esimo minuto, calcio di punizione affidato ad Oliveira, tocco morbido in area per Edmundo, mette giù il pallone, c'è sempre West su di lui, serie di finte del brasiliano, punta West, duello di forza, poi il rimpallo favorisce Simeone, lancio per Recoba, chiude Falcone, splendido il lavoro dell'ex difensore del Torino, poi però sbaglia completamente il lancio, sta andando incontro al pallone Edmundo, si spiegano i due, intanto l'Inter attacca, lo fa con Zanetti, Paolo Sousa, Winter, Simeone, Bergomi, la traversione a cercare Jorquef, testa Falcone, resta in attacco l'Inter con Zanetti, prende in velocità Torricelli, la traversione per Zamorano, arriva Bergomi, prova di testa, Heinrich chiude in calcio d'angolo. Addirittura Bergomi il giocatore più pericoloso all'Inter, un palo adesso, questo colpo di testa sul cross di Zanetti, la distanza ravvicinata, deviato in corner da Henry per l'Inter, dalla bandierina Recoba pronta a calciare con il sinistro a rientrare, traffico intenso nell'area di rigore della Fiorentina, parte Edmundo, tutti i giocatori viola sono nella propria area, 4-1 nel conto di corner per la Fiorentina, il primo angolo per l'Inter, Recoba, secondo palo a cercare West, scavalcato la traiettoria del pallone che finisce fuori. Davvero incredibile, troppo. Sbocca il 40esimo, 5 minuti al termine, più recupero, Fiorentina 3, Inter 1. Lancio di Amoroso. Simone in vantaggio nei confronti di Battistuta. Esce venendo una difficile situazione, Simone. West cerca Bergomi. Non riesce a tenere il pallone in campo, il capitano dell'Inter, fischi ingenerosi dagli spalti per lui. Fiorentina così riscatta la grande, la prestazione sconcertante di Piacenza al di là dei meriti della formazione di Materazzi, il 4-2 aveva alimentato dubbi sul reale valore, sulla reale consistenza della Fiorentina, la risposta è arrivata pronta e immediata, la Fiorentina aveva vinto i 4 confronti precedenti contro avversari di livello chiaramente inferiore rispetto all'Inter, adesso a 4 minuti al termine, la squadra di Trapattoni in vantaggio per 3-1, tra l'altro una partita iniziata in salita con il gol realizzato sul rigore dopo 3 minuti da Yuri Jorquef. Henry, fallo di Oliveira ai danni di Bergomi, calcio di punizione per l'Inter. Anche Simone si porta in avanti, avanza anche Galante. Restano dietro soltanto West e Paolo Sousa. Punizione di Bergomi, colpo in testa di Falcone, Padalino, Torricelli. Adesso potrebbe scattare il contropiede della Fiorentina, Edmundo, c'è West su di lui, resiste Edmundo, ringhia su di lui West, commette anche fallo. Il pubblico becca, arriva West, vediamo se il fallo c'è o meno, se qui forse c'è una spinta, vediamo da quest'altra inquadratura. Chi pensava che Edmundo fosse soltanto un giocatore di qualità tecnica straordinaria ma non dotato di carattere all'altezza della situazione, oggi è stato costretto a ricredersi. Edmundo non ha mai protestato quando magari c'è stato qualche intervento sopra le righe di West, si è adoperato anche nelle fasi di recupero, ha dimostrato di essere davvero un campione completo. Falcone, Padalino, troppo profondo il suggerimento per Torricelli, West cerca un dribbling inutile trascinandosi il pallone in fallo laterale. C'era stata però una deviazione, per questo motivo la rimessa laterale è stata assegnata all'Inter. A destra la prova Bergomi, Jorquef non controlla, alle sue spalle spunta Repka, pallone per Torricelli, potrebbe attaccare nel contropiede la Fiorentina, si propone Edmundo, Edmundo e Battistuta stanno giocando quasi sul filo del fuorigioco. Battistuta, va giù, contatto con Galante, raddoppio di marcatura, è arrivato anche Jorquef, calcio di punizione per la Fiorentina. 43esimo minuto, 2 al termine. Fiorentina in vantaggio per 3-1, Fiorentina pronta a schizzare a quota 21 in classifica.
Andrebbe a più 7 nei confronti dell'Inter. Oliveira. Heinrich. Per l'Inter diventa quanto mai fondamentale ritrovare il miglior Ronaldo. Pesante anche l'assenza di Ventola. L'Inter per tornare competitivo a livello di scudetto ha assoluta necessità di ritrovare il Ronaldo, quello dell'anno passato, quello dei tempi migliori. Pallina in verticale per Zamorano, troppo profondo il pallone, Toldo lascia sfilare. In questi giorni è arrivato da Piano Gentile il fisioterapista di fiducia di Ronaldo, un brasiliano, si chiama Petroni, che ha preso in cura Ronaldo, l'aveva già curato ai tempi del PSV Eindhoven. Petroni ha fatto capire che Ronaldo avrebbe bisogno di qualche giorno in più di riposo per tornare al 100%, ma ormai incombe la partita con il Real Madrid, Ronaldo sarà costretto a sacrificarsi. Paulo Sousa verticalizza per Zamorano, apertura per Bergomi, parte la traversone a cercare Winter, mette fuori Padalino, testa Sousa, allontana Oliveira, scatta il contropiede della Fiorentina, ma West è in vantaggio nei confronti di Amoroso. Simeone, West, Paulo Sousa, scatta Bergomi a destra, pallone centrale per Coba, Winter, Zanetti, dentro per Jorkef, ancora un malinteso, proprio errori in fase di impostazione da parte dell'Inter. Una manciata di secondi al 90esimo, poi sarà recupero. Minotti, il quarto uomo, indica che sarà un solo minuto di recupero. A questo punto la Fiorentina ha la partita in cassaforte. Ancora 60 secondi da giocare, Fiorentina 3, Inter 1. Di testa Paulo Sousa, Winter, Jorkef. Elegante il movimento sull'attacco di Repka, poi l'attacco successivo di Kois è falloso, calcio di punizione per l'Inter. L'unica nota lieta in questa partita per la squadra di Simoni è la condizione atletica, che appare sicuramente valida. L'Inter ha giocato su ritmi elevati per tutta la partita, è mancata un po' la lucidità, ma direi che è mancata soprattutto l'abilità nel congelare la partita dopo aver trovato il vantaggio dopo 3 minuti. L'Inter subito ha subito la reazione della Fiorentina, che in 10 minuti è riuscita a piazzare una micidiale 1-2 a ribaltare il risultato. Recobel, Jorkef sul pallone, l'ultima azione della partita, parte Recobel, sinistro, splendido, Toldo si allunga, palla in calcio d'angolo. Questa volta ha calciato benissimo l'uruguaiano, ci ha voluto una prodezza di Toldo per evitare il gol del 2-3. Secondo angolo per l'Inter, forse ci sarà il tempo per batterlo. Sono andate a chiedere tempo i giocatori della Fiorentina a Rodomonti. Parte Recoba, palla nel mucchio, arriva Paulo Sousa, ma non c'è più tempo. La Fiorentina ottiene il suo quinto successo in 5 incontri al comunale, finisce 3-1 sull'Inter. Esulta Battistuta, esulta Oliveira, ma esulta soprattutto il comunale. Scacciati i fantasmi dopo la sconfitta per 4-2 di Piacenza, la Fiorentina torna grande, lo fa superando per 3-1.